Ciao ragazzi, oggi mercoledì 9 di luglio e come vi ho detto vado adesso, manco un quarto alle due, a fare questo massaggio deep tissue di un'ora e mezza, non vedo veramente l'ora. A dopo. Ciao ragazzi, sempre mercoledì 9 di luglio, sono qui a Heathrow, sono andato a prendere Giulia che ha fatto due giorni business trip in Italia e quindi sono venuto qua a prenderla. Volevo ringraziare ancora le ragazze del gruppo per avermi dato delle buonissime dritte per fare il pesce bianco al cartoccio. Come dicevo, sicuramente sarà un nuovo modo per gustare questa pietanza e riuscire a farmela piacere. Quindi ho postato un paio di foto anche su Facebook. Stasera ho provato con curcuma, cumino, con cipolla e aglio, chiamato infatti pollo cantivampiro. Insomma, sapori forti che ovviamente vanno a coprire il sapore del pesce, o insomma il sapore neutro del pesce. E insomma, adesso domani lo proverò nel post workout e poi vi farò sapere. Ma comunque volevo ringraziare Iris, Mary, Grazia e Noemi per i suggerimenti, e poi insomma tutti gli altri che ogni tanto mi danno dei consigli anche per come rendere i miei piatti più interessanti. Grazie ragazzi, a dopo, ciao! Ciao ragazzi, oggi 10 di luglio, provate a indovinare da dove sto tornando. Sto tornando alla palestra, allenamento, ho fatto un richiamo di petto e allenamento di spalle. Ieri ho fatto questo massaggio deep tissue di un'ora e mezza e insomma, come vi dicevo, è stato veramente, veramente fantastico. Mark è molto bravo, esperto, come dicevo aveva anche un background in osteopatia, quindi sa come manipolare bene insomma, tutte le parti, le articolazioni. Mi ha fatto scrocchiare parecchio e devo dire che i benefici li ho avuti soprattutto nella zona trapezio, romboide, collo. Ovviamente visto il mio lavoro sono sempre seduto davanti a un monitor, davanti a un computer, questa parte del mio corpo è sempre piuttosto rigida, mentre invece ha detto che altre parti del corpo, come per esempio lombari, le gambe, i glutei, li ha trovati decisamente non rigidi, o comunque non rigidi come ha trovato in altri soggetti, in altri pazienti, addirittura che non facevano sport. Quindi questo forse mi ha detto vuol dire molto, insomma, lo stretching che faccio post seduta dopo ogni allenamento, e anche l'utilizzo del foam roller sulle gambe, in particolare sui, insomma, vasti laterali e un po' su tutte le gambe, principalmente i quadricipiti, però più che i femorali. Mi ero comprato anche il Terracane, quindi ogni tanto uso anche quello. Insomma, mi fa piacere, insomma, utilizzare ogni tanto queste tecniche o questi strumenti per lo stretching. Effettivamente dalla manipolazione, dal massaggio che ho avuto ieri, anche lui ha potuto verificare che sono abbastanza mobile, abbastanza flessibile. Però non vi racconto come è stato bello fare l'allenamento oggi. Ovviamente pensavo anch'io, come molti mi avevano anticipato, di avere dolori o di sentirmi completamente rotto stamattina. Invece, a parte la schiena, in parte insomma la zona intorno alle scapole dove ho lavorato molto, mi ha dato molto sollievo, la zona del trapezio dove sento un po' male o un po' di soreness, tutto il resto non ho avuto grandi problemi. Stamattina a fare questo richiamo di petto e di spalle avevo una mobilità assurda, tipo uomo elastico, sentivo molto bene, riuscivo meglio a connettermi con quei gruppi muscolari, in particolare deltoidi posteriori, proprio perché avevo migliorato con il massaggio la mobilità di tutta l'articolazione della spalla. Quindi decisamente, insomma, come ho detto, io me lo sono concesso come un treat, visto che insomma sono a pochi giorni dalla gara e insomma volevo concedermi questa cosa per trattarmi bene, visto che mi sto privando del cibo, o comunque insomma in questo regime ipocalorico, quindi questo massaggio è una sorta di zuccherino come si dà ai cavalli, per farmi contento nonostante insomma il periodo di magra, di carestia. E insomma, ovviamente non consiglio di farlo ogni mese perché comunque è una spesa, però ogni tanto, soprattutto quando vi sentite acciaccati, soprattutto chi fa lavoro d'ufficio
e come me spende 10-12 ore al giorno davanti a un monitor, bene o male, anche se avete il monitor rialzato e tutto, quella parte del corpo è sempre molto rigida. E devo dire che dopo il massaggio infatti mi sentivo leggerissimo, come proprio se i muscoli e i tendini e i legamenti mi tirassero giù la testa e rendere insomma tutta quella parte del corpo molto più pesante. Dopo il massaggio invece, avendo rilasciato le tensioni, sono sentito molto più leggero, come appunto fossi dentro una bolla di gas. Quindi insomma, piacevole sensazione. E sono tornato a casa, sono riuscito anche a fare un sonnellino, una siesta, insomma, visto che mi alza anche abbastanza presto, quello se ci voleva. Ho staccato, come dicevo, infatti tutti i termogenici, quindi forse adesso riesco anche a riposarmi un po' meglio, vediamo. Stamattina per esempio mi sono svegliato un po' più tardi del solito, quindi invece delle 4:30-5 mi pare verso le 6 del mattino, quindi insomma sto recuperando ore di sonno, che sicuramente fa bene in vista appunto della gara. Ora torno a casa, poi nel pomeriggio sono in centro a Londra per un meeting e poi insomma si continua così. Domani ultimo allenamento della settimana, di questa penultima settimana prima della gara, domani braccia, quindi allenamento comunque che si riesce a fare bene, e poi dopo avrò sabato, come dicevo nello scorso videoblog, come giorno di completo riposo, e poi da domenica invece ricominceremo ad allenare le gambe, un ultimo allenamento delle gambe prima della gara. Bene ragazzi, stay tuned e ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao ragazzi, oggi è 13 di luglio, sto andando a tagliarmi i capelli, come sapete vi tengo partecipi anche di questa parte, aspetto della mia routine quotidiana o mensile. E sì, oggi siamo a 5 giorni, 6 giorni dalla gara, bene se contiamo anche il giorno stesso della gara, quindi siamo veramente agli sgoccioli. Infatti stamattina abbiamo fatto l'ultimo allenamento di gambe, prima appunto della gara, poi tornerò in palestra domani, lunedì, martedì, mercoledì, e poi vedremo giovedì se fare qualcosa oppure meno, e poi dopo insomma nel frattempo comincerò il discorso scrub, che ho già cominciato in realtà, shaving, quindi rasatura, colore e tutto il resto, per essere poi pronti per lo stage, quindi senza pensare a queste ultime cose all'ultimo minuto. Come questa sarà la mia decima gara, insomma dal 2010, quando ho debuttato, quindi insomma ho imparato, e poi ho chiesto anche a Giuseppe e Gabriele appunto come gestire queste cose. Ho imparato insomma che è importante, visto che comunque l'ansia e la prestazione aumenterà di giorno in giorno, ho imparato a fare queste cose il prima possibile, a cercare di essere diciamo più proattivo possibile per evitare errori o panico dell'ultimo minuto, perché magari non hai il Protan o non hai il pennello o roba del genere. Quindi mi sono organizzato abbastanza bene, spero di aver considerato tutto, però penso che stasera scriverò appunto una sorta di tabellina di marcia, una sorta di planning, anche per rendere la Giulia partecipe del processo, visto che ovviamente per la schiena e i femorali mi aiuterà nel tanning e in tutto il resto, e quindi insomma sì, avrò bisogno del suo supporto. Ma è stata veramente brava anche nel 2012, quando ho vinto la gara con la NPA, ne ha steso il mallo allora al Panatta, perché comunque era ancora messo molto bene, quindi insomma sono contento e fiducioso, ecco. E oggi sì, allenamento di gambe, Giulia è venuta con me, insomma si è divertita parecchio alla Panther, diciamo che è una sorta di paese dei balocchi se hai passione per il fitness, per il bodybuilding, perché c'è veramente di tutto, tra macchinari e poi anche l'atmosfera, come dicevo anche in altro videoblog. Oggi allenamento di gambe ovviamente insomma non è stato pesantissimo, però sapete, allenandomi così spesso e poi comunque essendo in generale in deficit calorico, anche se oggi è una giornata a carbo alti, l'ambiente fa un casino, soprattutto se ti stai preparando per una gara. Ricordo appunto quando ero in Italia, volete anche un attimo per il volo, per tutto, ero abbastanza stanco, e pensare poi di andarmi a allenare al caldo atroce del Sub-Sahara che c'era appunto lì in Italia, insomma mi perdevo. E poi soprattutto la gente, anche insomma l'atmosfera, non ci sono alla Panther gente che se la tira o che insomma si tira sulla maglietta per far vedere gli addominali o mette davanti allo specchio a far vedere i bicipiti, è tutta gente seria. Ci sono molti atleti, tra l'altro, che mi troverò
sul palco e gente veramente alla buona che ti aiuta, che ti dà consigli, quindi l'atmosfera, lo spirito della palestra sicuramente, secondo me, conta tantissimo. Poi ognuno ha la propria opinione, fatemi sapere anche cosa pensate voi, però insomma, se la palestra ha un buon spirito, c'è della buona gente, della buona clientela, ovviamente quella sorta di spirito viene trasmesso e aiuta sicuramente anche con carica motivazionale quando magari non siete particolarmente su di morale, una giornata no, per qualsiasi altro motivo. E invece per quanto riguarda il mio stato, devo dire che di giorno in giorno mi sento sempre meglio, e diciamo che rispetto agli anni precedenti questo è un grandissimo cambiamento, perché arrivati a 5-6 giorni dalla gara ovviamente ero già in fase di collasso, comunque non ce la facevo più. Invece vedo che insomma oggi mi sono veramente divertito a fare allenamento di gambe, non vedo l'ora di allenarmi anche domani. Di solito quando si arrivava invece in questo periodo arrivavi in una sorta di, non so se dire sovrallenamento, comunque ti tiravo un attimo andare in palestra a fare le solite 500 miliardi di sets, invece adesso veramente gran voglia, poi dormo come un bambino, infatti spesso Giulia si alza prima di me, che insomma fino a poche settimane fa era al contrario, smettendo il cardio, smettendo i termogenici, smettendo il caffè, smettendo tutto il resto, decisamente mi sto rigenerando, sto recuperando le forze, l'energia, il focus, e quindi diciamo che meglio di così non potrebbe andare, sono veramente contento. Adesso vediamo ovviamente come va la gara, non ho grandissime aspettative per questa gara, perché dicevo insomma anche a altri amici come Savant su Facebook, alcuni dei concorrenti o degli avversari sono stati intervistati nell'ultima edizione di Flex, sono insomma dei ragazzi, anche un ragazzo che ha vinto categoria junior all'Olimpia Amateur, quindi insomma della gente abbastanza grossettina, anche se vedendo oggi i ragazzi allenarsi, alcuni che si appunto saliranno sul palco di gara, non sembrano così impressive a 5-6 giorni dalla gara. Ovviamente i pesi massimi che c'erano in palestra erano veramente grossi, però diciamo condizione della pelle e conditioning non era eccezionale. Ovviamente immagino che negli ultimi giorni le cose cambieranno da così a così, mentre invece per il sottoscritto le cose, devo cercare di rimanere almeno nello stesso livello, cercare di non peggiorare, però insomma interessante notare anche questo, e insomma vediamo come va, e dopo invece cercherò di dare il massimo e comunque di piazzarmi bene nella gara successiva, che è quella Natural il 27 di luglio. Bene, sono arrivato, vado a tagliarmi i capelli e ci sentiamo dopo. Ciao ragazzi! Pollock, Pollock con Binaguai!